La parola d'ordine che abbiamo voluto scegliere per questa iniziativa è che il PAN diventa bambino e soprattutto attraverso il PAN, cioè il Palazzo delle Arti, i bambini costruiscano il loro futuro diventando una città nuova. Non solo mostre ed eventi culturali, da lunedì 22 gennaio il Palazzo delle Arti di Napoli apre all'infanzia e all'adolescenza e il progetto Pan Kids che l'assessorato alla cultura e turismo del comune promuove in collaborazione con 20 associazioni educative del territorio che hanno risposto ad un avviso pubblico per stimolare la crescita e la creatività dei più piccoli attraverso un programma di laboratori che si terranno tutti i giorni. Gli spazi della cultura diventano anche luogo di formazione. L'iniziativa Pan Kids è rivolta a bambini e ragazzi della città che potranno partecipare per gruppi alle attività didattiche organizzate mattina e pomeriggio con il sostegno della società Volare. Abbiamo immediatamente sposato il progetto Pan Kids perché riteniamo che fosse al di là della bellezza, no, dell'impatto sociale, quindi diciamo costruire questo spazio a disposizione dei bambini della città e non solo, fosse totalmente in linea con quelle che sono le nostre progettualità. Noi veniamo da questo grande successo del Piccolo Regno Incantato in cui parlavamo di teatro, di fantasia, di bambini e quindi diciamo dare una mano a costruire un posto in cui questo potesse quotidianamente accadere ci è sembrato una cosa subito bellissima da fare. Laboratori formativi e percorsi esperienziali hanno come obiettivo quello di educare i più giovani alle relazioni e all'incontro. Il progetto è aperto anche alle scuole ed accessibile alle fasce sociali disagiate con attività gratuite un giorno alla settimana. Questa operazione non può che riguardare anche le scuole, per cui mi fa piacere essere qui per suggerire alle scuole, nell'ambito ovviamente della loro autonomia e delle eventuali progettualità che scelgono, di portare i bambini al PAN, anche perché è un luogo facilmente raggiungibile. Crediamo di avere costruito un piccolo modello virtuoso che in questo momento sarebbe importante replicare in tante altre situazioni, quindi la nostra iniziativa è un'iniziativa del fare, nel mettere in campo strategie concrete, operative, diventando tutti quanti insieme una comunità educante.